Popolo profumato. Ero qui in Via del Corso a Roma e sono stato attratto da un negozio profumato e ve lo faccio vedere proprio qua, Naima. Ma voi ci siete mai stati a Naima? Io sinceramente non ci sono mai entrato, anche perché nel mio, dove abito io, non ce ne sono tanti. E dato che ero qui ho detto entriamo, facciamo un giro e sperimentiamolo. Qui siamo in Via del Corso a Roma. Andiamo. Sono con Claudia. Ciao Claudia. Allora, tu perché sei stata la persona che mi ha accolto qui dentro? Esatto. Ecco, allora io mi sto facendo un giro qui da Naima e sì, perché nei punti dove sono io non c'è. Io sto a Latina, anzi in realtà sono entrato dentro un Naima a Latina, perché io sono dei paraggi. Mi sono trovato oggi qua nei paraggi e quindi sono voluto entrare. Fammi fare un'esperienza. Okay. Allora, so che tu mi conosci, sì, quindi sai che già mi piace snaffare tutto. fammi fare un giro in io mezzo. Io direi di guardare gli esclusivi. Allora, questo è un nostro naso italiano che fa fragranze esclusive con altissima percentuale di oli essenziali. Quindi meno alcol e più profumo. Ti lo faccio sentire il più famoso, eh? Erba nera. È interessante che da Naima si trova il cuore eterno, questa cosa è molto interessante. E voilà. È uno dei più gettonati, talcato, ambrato, orientale. Questa è nicchia, ragazzi, quindi. Bene, Giulietta Sagan, vedo anche, epico. Sì, epico, abbiamo tutte le fragranze della linea. Guardate che c'è anche Olfattology. Olfattology. In Naima troviamo anche gli esclusivi. Boys 1920, insomma, abbiamo un bel po' di cosine interessanti. Anche perché passiamo dal classicissimo punto di fragranze che conosciamo tutti quanti. Esatto. A cose, cioè, non so se tu hai mai sentito, non so se hai mai sentito questi qua. Sono i molto Boys. Intensi. Veramente tanto. Long lasting, direi. Parecchio. Poi c'è anche una parte di oud molto particolare in, esatto, in questo profumo in particolare. Che è, se non, ok, Rebus, è proprio un Rebus, cioè da capire, da comprendere, c'è oud, una parte minerale molto fresca, particolarissima, benissimo. Io adesso vi faccio vedere un po' intorno a Naima, però una cosa voglio sapere. Dimmi. Ci sono tanti punti in cui uno può andare a acquistare fragranze, sì, ci sono tanti store, perché scegliere Naima? Perché noi siamo una vendita selettiva e dedichiamo al cliente molto tempo e la massima professionalità. Ecco, questo è importante. È una vendita selettiva, un po' più accurata. Quindi quando arriva un cliente siamo lì, lo avvolgiamo di fragranze, ecco, gli dedichiamo più tempo. Questa è una cosa importantissima, bellissima, che invece in altri punti, mettiamola così, è difficile da trovare. È un, sì, po' uno sciacallaggio. Esatto. Ecco, invece no, questa cosa mi piace moltissimo. È una vendita più selettiva e quindi è dedicata più al cliente. Ok. Sempre nei tempi. Venite coccolati un pochino di più. Bello. Grazie. Grazie a te, Alex. Grazie. Continuiamo il nostro viaggio all'interno di Naima. Comunque, ecco, una cosa che ho notato subitissimo, proprio che le persone sono, cioè, qui dentro sono tutti calorosi, tutti gentili, questa cosa mi è piaciuta un sacco, anche con le persone, l'ho notato anche con le persone che entrano, quindi c'è gentilezza, c'è relax e questa cosa qua è importante per un punto di vendita, proprio stare tranquilli mentre si sente, si snasa. Ecco, però voglio chiedere una cosa. Va bene. Ti posso chiedere una cosa? Dimmi. Come funziona quando qualcuno vuole sentire i profumi? Glieli fate sentire voi oppure prende lui la moglietta se li sente? Facciamo noi, eventualmente vuole fare da solo, possono fare da soli, ma preferiamo accompagnarlo in questo percorso. Ok, ok, questa cosa pure è importante perché se uno vuole però se li può sentire, certo, anche da lui. Ok, perfetto, continuiamo il nostro percorso. Paolo Profumato, è uscito il nuovo Armani Code. Code, sì. Ok, io non l'ho mai sentito, quindi colgo l'occasione perché vedo che sei proprio
qui con le novità, sì, di sentirlo da te. Perfetto, guarda, ti faccio sentire questa novità, è un parfum. Quindi è molto più intenso del parfum. Il parfum ha una percentuale di profumo in più, quindi è molto più persistente. È fresco, ma è anche dolce. È dolce perché alla fine come fondo c'è la fava tonka. Io ci sento anche un pochino, se c'è, di salvia sclarea, non lo so. Anche. Però anche, secondo me c'è, esperto, quindi è anche un pochino verdino. Verdino, ma la caratteristica è questo fresco ma avvolgente. Fresco avvolgente. Adatto per questo periodo, ragazzi, da sentire il nuovo Armani Code. Buono, buono. Qui me l'avete chiesto in millemila, cosa ne pensi di Scandal di Jean Paul Gaultier? Sono qui da Naima, me lo sento. Buono, super sexy. Questo qua è uno di quei profumi proprio da disco party. Buono. Comunque, raga, io vi devo dire sta cosa. Un grandissimo classico della profumeria è Shalimar, no? E ultimamente c'è stata una ragazza che mi ha chiesto: mi dici cosa ne pensi di Shalimar? Io questo profumo qua lo adoro, cioè proprio lo amo. È stupendo, raga, è stupendo. Qualsiasi donna lì fuori deve avere Shalimar. Sto continuando il mio giro, ma una cosa che volevo dirvi, che a me sinceramente ha fatto molto piacere, è che non ci sono i prezzi esposti. Ma quando sono stato nella profumeria di Naima a Latina, ho chiesto il prezzo, gentilmente mi è stato detto il prezzo, e poi semplicemente ho detto ok, grazie. Sai, tante volte magari uno vuole semplicemente saperlo il prezzo, e la commessa poi si è allontanata tranquillamente. Questa anche è una cosa pro. Ah, carino, ci ho fatto caso adesso. Magari non voglio nemmeno disturbare la commessa. Qui c'è un lettore di QR code, scansionandolo ci dice direttamente il prezzo. Non dobbiamo nemmeno disturbare la commessa nel caso ci sia tanta gente. Comunque adesso non mi sento, non sto dietro una colonna. Comunque sono tutti gentilissimi, tutte le ragazze sono proprio gentilissime. Questa cosa a me sinceramente fa tutta la differenza del mondo all'interno di un punto vendita. Tra l'altro sapete che io sono un pazzo per quanto riguarda la skincare, quindi questo punto qui è stato proprio creato solo per la skincare. Mamma mia, quanto li adoro! I miei prodotti di Estée Lauder, fantastico. Il contorno occhi per la notte migliore che io abbia mai provato. La Mer, anche loro, un contorno occhi super tensivo. È vero, non costano poco, costano un bel po', però grandissima qualità. Quindi qui si trovano tutti i prodotti per quanto riguarda la skincare. Voglio sentire anche, sì, questo è nuovo? Sì, no, questo è il classico, l'iconica. Questo è il classico, sì. L'iconica fragranza di Armani. Questo profumo è adatto a una signora di classe, molto raffinata. È molto sexy, come profumo. Sì, anche, anche perché vuol dire che... E poi si sente che è pure bello persistente, anche essendo uno dei coletti. No, è un parfum. Un parfum, okay. Quindi molto persistente. È anche un po' sexy, aggiungi tu. Grazie. Prego. Allora, donne, tra l'altro, regalo da Natale da fare a un uomo, specialmente se non è diciamo fascia 20-40, Prada Luna Rossa Carbon, e vai sul sicuro. Mi ricordo una volta, ma due estati fa, un mio amico sullo spruzza dopo la doccia, stavamo al mare, aveva appena fatto la doccia, e ti giuro si sentiva dall'altra parte della strada. Fantastico, molto forte. E Ypsilon di Yves Saint Laurent, non ve ne parlo mai, è vero, ma questo è un gran profumo, buono, dolce, molto in stile designer, però ha quel quid in più. Mi piace moltissimo, ottimo regalo di Natale. Popolo profumato, il mio giro da Naima finisce qua. Allora, credetemi, sono stato in tantissime profumerie, lo sapete, ma qui c'è qualcosa in più da parte proprio del personale, c'è gentilezza, c'è competenza, e non ti vessano, questa è una cosa importante. Fighissimo, per i regali di Natale si può fare un giro.